La Roma ha un vivaio di calciatori incredibile, i risultati stanno lì, si possono vedere. Sempre ho detto che mi piace contare sui giovani, ma quando i giovani hanno qualità, se no, non è nessuna cosa. E qui a Roma si può vedere che non da adesso, da tempo che si lavora bene con gli allievi, con la primavera, c'è una storia, c'è una responsabilità. Dopo, per me è sempre un piacere avere questa possibilità e quando io penso che è il momento di contare su di loro. Senti, una situazione di emergenza a centrocampo come quella che si può venire a creare con dello squalificato e Dialgo e Viviani che non stanno bene, quindi senza avere altri giocatori con le stesse caratteristiche della difesa, potrebbe indurti a cambiare qualcosa nel modo di giocare della squadra? Lo chiamo all'attacco, metto un altro calciatore, non c'è problema, non c'è nessuna situazione di emergenza, niente, niente. Giocherà Fabio Simplicio, giocherà Greco, giocherà Federico Viviani se ci sta, nessuna emergenza. Che emergenza? Iniziamo la partita con 11, no? Non c'è emergenza possibile. E in conclusione, una giornata come questa di oggi che ci ha fatto vedere i campi ghiacciati qua, costringe a cambiare qualcosa nel programma di pittura, nel programma di allenamento? Sì, il campo è come ieri, no? Faremo l'allenamento Un po' peggio. un po' meglio, non lo so. Non vado a cambiare nessuna cosa, faremo lo stesso, come al solito, se non possiamo farlo perché il campo non è in condizione, andremo all'erba artificiale, se no andiamo in palestra, che non è andata male, l'ultima volta che siamo andati in palestra non è andata male. Quando c'è un lavoro di tanto tempo, perché un allenamento non lo fai, si può fare in una sessione di video, si può fare. Buongiorno, mi volevo chiedere, lei che fatto ieri con la fotografia nazionale di Rugby, era l'unico? Una curiosità, vedendo un po'. Balzava male il pallone, l'hai visto? Proprio questo le volevo chiedere, a chi sono a giocare due squadre in condizioni particolarmente avverse, c'è qualcosa che la ispira di quel mondo, di quei valori, di quella mentalità che vorrebbe portare nel calcio? Ah, sono sport diversi, mi piace tantissimo perché è la prima volta che vedo una partita di sei nazioni, no? È stato bellissimo. Il rispetto e tutto quello che si deve, ma io preferisco il calcio, la passione, la curva assurda, è lì facendo il giro. Ma è uno sport bello, mi piace tantissimo. A Spagna non abbiamo una grande squadra di rugby, ma stiamo migliorando. Forse qualche anno siamo vicini. No, è stato bellissimo il rispetto di tutti i tifosi alle due squadre, è uno sport bravo, non voglio né immaginarmi come si sentono oggi dopo di aver fatto questa lotta. È stata una partita aperta, quasi vince Italia, facevo il tifo per Italia, perché come sto italianizzato, è normale. E mi è piaciuta la partita. Grazie. Sì, grazie a voi.